Dai, e Teo vai, Teo, vai, Teo, vai da solo. Prova il tocco per Chukwueze, che se la porta avanti il mancino di Chukwueze. Mano, 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 rigore. La rincorsa di Giroud. La parata di Kobe, Giroud ha tirato un rigore inguardabile. Occhio al Borussia, prova a entrare dalla torre. Rigore, l'arbitro fischia il rigore. Calabria dice: io non l'ho preso, io non l'ho preso, io non l'ho preso. Probabilmente l'ha preso. Destro di Royce, gol del Borussia, nonostante Maignan abbia intuito. Calabria, Gittens lo vede col binocolo. Più o meno è così, no? Sì. Marco, a me sembra di rivedere il derby. Allora, terra, Chukwueze, Chukwueze, dove vai? Oh, il dribbling di Chukwueze, il tiro! Bellissimo! Che gol! Tienilo, bravissimo! Chukwueze, un'altra volta lui. Saltalo. Punta all'uomo, vediamo se è svoltata la stagione di Chukwueze. No. Buono, il però pittore, lì. No! Colpiato, addio, un passaggio. Cos'è? Un passaggio. Ragazzi, ha calciato col pennello, il pittore. Cos'è? Un pittore, un pittore. Chi è un pittore? Un pittore, su, dai. Che pittore è questo qua? Ha fatto lo sgorbio d'autore. Cioè, questo qui manco io quando imitavo Kandinsky a 3 anni. Questa Pulisic. Dai, mettila bene. Rientra Pulisic. Oh, testa su Calabria, il colpo di testa. No. Fuori, ma perché esisti? Perché? Se perché esisti? Beh, c'è Ciao davanti che lo prende. Bravo, in qualche modo. Si è fatto male. Dovete andare a Lourdes in gita. Dovete andare. Sembra un problema muscolare. Ma basta. Si è stirato. Ciao. Non è credibile. L'ennesimo giocatore che ha problemi muscolari. Ma dai. Perché ha fatto uno scatto. Ma mandate via tutti, dall'allenatore al preparatore atletico. Ma cos'è sta roba? Attenzione al Borussia. Con Gittens lato di? Di Calabria. Oh. Adeyemi appena entrato nel secondo tempo prova a danzare sul pallone libero a destra. Forse salva tutto Maignan. No, è gol. 3-1. È gol del Borussia. 3-1. Bravissimo, di testa il palo. C'hai anche sfiga. Non è possibile. Cioè è una roba. Chi era? Pulisic o Jovic? Jovic, sì. Ma pensa a te, cioè già non becchi la porta mai, in più quando la becchi prendi il palo, io non so. E se qualche settimana fa il presidente ti dice che l'obiettivo del Milan comunque è di entrare in Champions League, ma tu come fai a stimolare questi giocatori qua che tanto del Milan non gli interessa niente perché interessa il bonifico mensile? Cioè di questi che c'erano in campo stasera, chi va a casa dispiaciuto di non essere comunque qualificato per la fase degli ottavi di Champions League? Io dico nessuno, cioè io sono un tifoso, vado a casa, mi girano perché sono un tifoso, ma questi qua secondo voi interessa qualcosa? Per me no. Se uno manda a parlare dopo una serata del genere, da una parte Adli, che poverino è piovuto da Marte e gioca una partita ogni 6 mesi, lo mandi a parlare dopo che perdi 3-1 in casa col Borussia, e dall'altra Reinders, che non ha mai parlato. Chi è il leader qua? Nessuno? Allora va bene, andiamo tutti a casa.